sana terra mia, cura tristezzi la sarà casa mia, e alla subita murico c'è fatica, poi quanto è brutto la sarà terra mia. Ma non è caduta la tua figlia nella buca lì in via Poerio? Il 31 di agosto. Che ora erano? È verso le 8:30. Di sera, quindi di sera. C'era buio. Sì, c'era buio. Hai fatto qualche denuncia? No, denuncia no. Quando è caduta? 31. 31 di agosto, nello scorso mese. E che ora erano? 20:30. L'ho soccorso io e mio figlio. L'hai soccorso tu? E dove l'hai portata? C'è il dottor Di Maio. C'è il dottor Di Maio alla guardia medica? Alla guardia medica. Ci sono le prove. Ci sono le prove? Sono del 31-8 del 2018. Deve vergognare il sindaco. Perché sono delle buche che... posso cadere anche... Avete fatto presente all'ufficio tecnico che c'è questa buca? Sì, l'abbiamo fatto presente ieri. Però Cotronei si devono vergognare che ci può cadere qualsiasi persona nelle buche. E si devono vergognare, il sindaco soprattutto. Vuoi dire qualcosa all'amministrazione comunale? All'ufficio tecnico? All'ufficio dico che solo che devono aggiustare. E io dico che a Cotronei non si può camminare dalle buche. Che il sindaco faccia qualcosa. Figli mia sul castello crescendo, si fanno ranne e cominciano a capire, se stai ancora se mi vuoi venire alla terra mia, e venire a noi senza pensare a niente, e vai a stare qua mi c'è.